Questa è una delle mie ricette preferite in assoluto per il periodo festivo. Perché? Perché la pasta fresca coinvolge tutti: mamme, nonni, bambini, tutti che si mettono a preparare la pasta fresca con le uova e la farina. In più oggi io ho un super sous chef, Nest Hub, l'assistente personale perfetto, perché con il suo comando vocale aiuta tantissimo in cucina. Mentre si preparano le ricette, si sa, le mani sono sempre impegnate e quindi con il comando vocale io posso chiedere di ascoltare delle canzoni, posso vedere dei video su YouTube, posso aggiungere degli ingredienti che ho dimenticato dalla lista della spesa, posso anche impostare dei timer o creare un'atmosfera suggestiva cambiando il colore delle luci, alzandole, abbassandole. Insomma, Nest Hub può fare un sacco di cose e può aiutarti tanto in cucina. Ma ora iniziamo a preparare la ricetta. Prima cosa, la sfoglia. Io qui ho 300 g di farina 00 e 3 uova. Poi ho finito le uova. Ehi Google, aggiungi alla lista della spesa le uova? Ok, ho aggiunto uova. Grazie. Per la sfoglia, grande classico sfoglia all'emiliana, quindi 300 g di farina, 3 uova e quindi un uovo ogni 100 g di farina. Un pizzico di sale e iniziamo a sbattere. Chi non prepara la sfoglia con la camicia di seta in periodo natalizio? Allora, impastiamo bene, dobbiamo lavorarla un po' per averla bella morbida. Poi formate un panetto e lo lasciate riposare sotto un canovaccio nella pellicola trasparente per una mezz'oretta. Ecco qui il mio panetto riposato, super elastico, morbidissimo, lo tengo un attimo da parte mentre preparo il ripieno. Come verranno farciti questi ravioli? Ricotta, che sia ben compatta e che non sia troppo acquosa, perché altrimenti rilascerà ovviamente acqua anche all'interno del nostro raviolo. Poi parmigiano, che ci aiuterà a rendere corposo il ripieno, sale, pepe, noce moscata e soprattutto la zucca. Scegliete una zucca delica o una zucca mantovana, quindi molto pastosa. La mettete intera, così, in forno, a 200 gradi per un 40 minuti abbondanti, anche un'oretta a volte, dipende dalla grandezza della zucca. Togliete tutta quanta la parte esterna e poi prelevate la polpa che vi serve. Potete aggiungere anche amaretto se vi piace, come da tradizione per la zucca. A me non piace molto dolce, quindi preferisco la noce moscata. Direi che intanto posso aggiungere la ricotta. E ora lavoro tutto. Ovviamente c'è più zucca che ricotta, ma qui scelta vostra. Un pizzico di sale, pepe, noce moscata. Mescoliamo bene bene e poi aggiungiamo il parmigiano. Perfetto! Adesso la mettiamo in una sacca poche che ci aiuterà per riempire i nostri ravioloni. Ripieno pronto, andiamo a stendere la pasta. Così. Io ho fatto due sfoglie in modo che una possa sovrapporla all'altra dopo aver messo il ripieno. Così. Poi togliamo bene tutta l'aria attorno alla farcia. Poi prendete un tagliapasta e create in questo modo il raviolo. I ravioli sono pronti, li ho messi lì appena fatti, pronti per essere cotti, e qui a parte sto scaldando una padella. Vado a mettere il burro che si scioglierà con la salvia, il burro lo rendiamo nocciola. Qui intanto l'acqua bolle, ho già messo il sale, andiamo a mettere in cottura i ravioli. Se volete potete mettere anche un filo d'olio nell'acqua della pasta. Io di solito quando è pasta fresca, per evitare che si attacchi, la metto sempre. Dopo qualche minuto i ravioli sono pronti, ravioloni, e li vado a versare nel burro bollente con la salvia e li finisco di cuocere qui. Aggiungo un po' di parmigiano. Pronti per essere impiattati. I
ravioli di zucca e ricotta con burro e salvia e parmigiano sono pronti. Mi raccomando, questa ricetta rifatela assolutamente a casa con tutta la famiglia per il periodo delle festività e poi ditemi com'è venuta. Ricordatevi soprattutto, cosa che non faccio mai io, di attivare la campanella e di iscrivervi al mio canale di YouTube. Non mi resta che avvisare i ragazzi che il pranzo è pronto. Ehi Google, avvisi il salotto che il pranzo è pronto? Ok, trasmetto a salotto. Il pranzo è pronto. A tavola.